Come si può definire oggi il ruolo dell'insegnante? Oggi il ruolo dell'insegnante è un ruolo complesso proprio perché è complessa la società che abbiamo davanti e quindi oggi la richiesta è di una nuova figura di insegnanti con un'alta professionalità, proprio perché deve affrontare diverse questioni. Cioè oggi non può essere l'insegnante di tipo ottocentesco, ma anche del Novecento, in cui c'era una trasmissione di saperi o di un sapere enciclopedico, ma oggi c'è bisogno da parte dell'insegnante anche di essere un ricercatore, nel senso che deve andare proprio a guardare quali sono i contenuti che la nostra società oggi ha bisogno, con quali mezzi io posso trasmettere, ma fare acquisire soprattutto questi contenuti. A che livello d'età io posso fare una certa cosa e non un'altra? Ecco, per fare questo c'è bisogno di un grosso lavoro e di un grosso investimento sugli insegnanti. Bersani dice sempre che gli insegnanti sono gli eroi dei nostri giorni. Concorda con questa affermazione e consiglierebbe a un giovane di intraprendere questa professione così difficoltosa, ma al tempo stesso così importante? Io concordo pienamente e spiego anche perché. Perché gli insegnanti sono soli ad affrontare le situazioni, quindi per questo sono eroi, come dire, in qualche modo lavorano al di sopra delle normali forze, delle normali forze. Poi se è giusto oggi intraprendere questo lavoro o no, io dico di sì perché per me è un bellissimo mestiere e se lo scegliesse mia figlia io sarei molto contenta. Naturalmente vorrei per lei delle condizioni diverse, che oggi non sono, non ci sono, perché se pensiamo al precariato, se pensiamo anche alle condizioni di un insegnante di ruolo nella scuola, io dico che va modificato. Proprio perché è un bellissimo mestiere e bisogna investirci, proprio perché il futuro del nostro paese dipende anche da quello che stiamo costruendo adesso e da quello che si investe sulla scuola e sui giovani. Da 3 anni ormai non si parla altro che della riforma Gelmini. Qual è la sua opinione sull'operato del Ministro dell'Istruzione, anche alla luce dei dati usciti ieri, in cui si evidenzia che i bocciati alle scuole medie durante il governo Berlusconi sono calati? A quanto pare la linea della severità, tanto invocata dalla Gelmini, sembra non funzionare. Siccome alla Gelmini piacciono i voti, allora io le metto due, perché il suo operato è stato veramente nefasto per la scuola, cioè ha fatto tagli incredibili e poi come dire, ha premuto molto sull'aspetto nostalgico della scuola, quindi quello dei voti, del ripristino dei voti, del ripristino della serietà. Ecco, serietà e severità sono due cose completamente diverse che non raramente vanno d'accordo. E il problema di ieri, se i bocciati sono aumentati o sono diminuiti, non è un segnale del funzionamento della scuola. I segnali sul funzionamento della scuola sono altri. E come ci classifichiamo nelle indagini internazionali o nelle indagini nazionali che pure si fanno, non sul numero dei bocciati. Questo è proprio secondario rispetto al problema e alla gravità dei problemi che oggi la scuola deve affrontare e che gli insegnanti si stanno caricando sulle loro spalle, anche se sono mal pagati, maltrattati, non soltanto, come dire, dall'opinione pubblica, ma da chi dovrebbe difenderli, cioè dalla Gelmini. Il prossimo venerdì 7 ottobre, la scuola scenderà in piazza per protestare contro le politiche scolastiche del governo e contro questi tagli. Perché, secondo lei, è importante partecipare? Beh, partecipare sembra un grande, come dire, segnale di democrazia in un paese e poi manifestare questo dissenso rispetto all'operato del ministro è fondamentale, ma appunto sicuramente i giovani poi avranno le loro modalità rispetto a un insegnante per poter manifestare il dissenso. Sicuramente loro sentono che in questo momento quello che è in gioco è il loro futuro, ma adesso questa parola sembra quasi scontata, no? Come dire, ha perso un po' il significato, però è fondamentale. Se pensiamo che i nostri ragazzi, non dico soltanto
i grandi cervelli sono costretti ad andare via, ma anche le persone che hanno un'ottima preparazione, che potrebbero essere veramente un punto di riferimento nel nostro paese, invece poi devono già pensare ora a imparare le lingue per poter andare fuori. Ecco, questo è avvilente, questo significa la morte del nostro paese e quindi del futuro dei nostri giovani, per cui fanno bene a manifestare, anzi, io auguro che riescano a farsi sentire.